Eleonora Giorgi Paolo Cevarro fuori casa, uno shock, più del divorzio. Eleonora Giorgi è ruota libera. A 68 anni si appresta a diventare nonna per la prima volta, grazie all'amore sbocciato tra suo figlio Paolo Cevarro 30 anni e l'influencer Clizia Incorvaia 41. Prima che il grande fratello vi punisse la coppia, conducendola verso la convivenza. Paolo e mamma Eleonora vivevano sotto lo stesso tetto, condividendo un legame stretto e quotidiano. Il rapporto tra mamma e figlio rimane stretto ma non è più, inevitabilmente, quotidiano, come per tutti coloro che abitano in case diverse. E ciò, spiega l'attrice al magazine Oggi, è stato traumatizzante. Ho avuto uno shock, racconta la Giorgi, a un certo punto avendo avuto due figli, il primogenito è Andrea Rizzoli, avuto nel 1980. A 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 anni ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata. È stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distrasse, tornare esattamente alle origini, a Roma. Per molti anni Eleonora ha vissuto in campagna, una sorta di buon ritiro, seguito a una violenta epurazione dal cinema. Una tempesta che ha colpito il mio primo marito, Angelo Rizzoli, e si è estesa fino a me. Aggiunge, spiegando che a un certo punto tutti i nemici del suo ex coniuge sono diventati anche i suoi. Non sono mai stata schierata, visto che sono un artista. Ma tutta l'intelligenza di sinistra mi ha infilata in un ruolo che ho vissuto ironicamente in sordina, sbagliando, sottolinea l'interprete con una punta di amarezza. Eleonora Giorgi per Paolo e Clizia, un amore totalizzante. Da quegli anni ne uscì distrutta, sconfortata, abbattuta. Balsamo fu la conoscenza di Massimo Cevarro, con il quale si rifugiò in campagna, nella tranquillità, per dedicarsi a se stessa, ai libri e all'agricoltura bio. Dal legame con l'attore nacque Paolo, che oggi è cresciuto, si è fatto uomo ed è pronto a diventare papà. Anche lui vive a Roma, altro buon motivo per Eleonora per dimorare nella capitale. E poi c'è Andrea, il figlio nato da Angelo. Quando alla Giorgi le si domanda come siano i suoi due frutti d'amore, li descrive così. Andrea obiettivamente è una delle persone più colte e intelligenti che io conosca ed è la persona con cui parlo più volentieri. Paolo invece è il cuore, è nato che avevo 37 anni e l'ho vissuto con meno stress rispetto al primo. Ora sta per diventare nonna per la prima volta. E non vede l'ora. Per quel che riguarda la passione che ha travolto Cevarro con Clizia, la Giorgi afferma di essere rimasta senza fiato, in quanto nella coppia rivede se stessa. Paolo ha vissuto l'amore come lo ho vissuto io, rovinosamente e in modo totalizzante. Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia mi ingloba nella vita sua e di Paolo. E Clizia? Pare che con lei condivida un grande rapporto che sfata il luogo comune che vorrebbe suocere e nuore rivali, giusto? Assolutamente sì. La Giorgi è raggiante anche per questo e tiene a evidenziare che la Incorvaia è una donna molto affettuosa. Mi ingloba nella loro vita, chiosa con orgoglio, definendo l'ex moglie di Francesco Sarcina una persona matura e intelligente. Tutto è pronto, non resta che attendere la nascita del bebè. 2. Delia Duran, colpo di scena, salta il suo ingresso al Grande Fratello VIP.
brutto imprevisto per Delia Duran. Stando a quanto spifferato su Instagram dall'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, l'attrice e modella venezuelana non entrerà più al Grande Fratello VIP. Almeno per le prossime settimane. La moglie di Alex Belli era stata scelta come nuova concorrente della sesta edizione del reality show dopo aver alimentato per mesi le dinamiche dello show con la sua rivalità con Soleil Sorge. A quanto pare Delia Duran ha scoperto durante questo periodo di isolamento pre-ingresso di essere positiva al Covid-19. Dunque è saltato all'ultimo, per motivi di salute, il suo arrivo nel bunker di Cinecittà che era previsto per lunedì 3 gennaio. Un arrivo su cui autori e telespettatori puntavano molto per animare il gioco, che andrà avanti fino alla metà di marzo su Canale 5. Quando Delia Duran diventerà a tutti gli effetti concorrente ufficiale? Appena riuscirà a negativizzarsi. Al momento né Delia né Alex hanno commentato l'indiscrezione. Tutto tace sui profili social della Duran, fermi da qualche giorno, più precisamente da quando. La 33enne ha lasciato la sua vita di tutti i giorni per prepararsi a questa nuova e importante occasione lavorativa. Nessun annuncio neppure da parte della produzione del programma Mediaset. Per lunedì 3 gennaio, quindi, resta certo solo l'ingresso di Kabir Bedi, che si è già collegato con Alfonso Signorini nella precedente puntata del Grande Fratello VIP. Nuovi concorrenti in arrivo al GF VIP. In questi mesi entreranno altri concorrenti i cui nomi sono al momento top secret. I provini con gli autori continuano a ritmo spedito e sono stati già selezionati alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Quest'anno Alfonso Signorini ha deciso di togliere una vecchia regola, quella di non far partecipare alla versione VIP del reality show ex GF NIP. E così nella sesta edizione del GF VIP hanno trovato spazio ex GF NIP quali Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Biagio Danelli. Valeria Marini è invece alla sua terza partecipazione nella versione VIP dopo aver preso parte al format prima nel 2016 e poi nel 2020. Brutto imprevisto per Delia Duran. Stando a quanto spifferato su Instagram dall'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, l'attrice e modella venezuelana non entrerà più al Grande Fratello VIP. Almeno per le prossime settimane. La moglie di Alex Belli era stata scelta come nuova concorrente della sesta edizione del reality show dopo aver alimentato per mesi le dinamiche dello show con la sua rivalità con Soleil Sorge. A quanto pare Delia Duran ha scoperto durante questo periodo di isolamento pre-ingresso di essere positiva al Covid-19. Dunque è saltato all'ultimo, per motivi di salute, il suo arrivo nel bunker di Cinecittà che era previsto per lunedì 3 gennaio. Un arrivo su cui autori e telespettatori puntavano molto per animare il gioco, che andrà avanti fino alla metà di marzo su Canale 5. Quando Delia Duran diventerà a tutti gli effetti concorrente ufficiale? Appena riuscirà a negativizzarsi. Al momento né Delia né Alex hanno commentato l'indiscrezione. Tutto tace sui profili social della Duran, fermi da qualche giorno, più precisamente da quando. La 33enne ha lasciato la sua vita di tutti i giorni per prepararsi a questa nuova e importante occasione lavorativa. Nessun annuncio neppure da parte della produzione del programma Mediaset. Per lunedì 3 gennaio, quindi, resta certo solo l'ingresso di Kabir Bedi, che si è già collegato con Alfonso Signorini nella precedente puntata del Grande Fratello VIP.
nuovi concorrenti in arrivo al GF VIP. In questi mesi entreranno altri concorrenti i cui nomi sono al momento top secret. I provini con gli autori continuano a ritmo spedito e sono stati già selezionati alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Quest'anno Alfonso Signorini ha deciso di togliere una vecchia regola, quella di non far partecipare alla versione VIP del reality show ex GFini NIP. E così nella sesta edizione del GF VIP hanno trovato spazio ex GFini NIP quali Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Biagio Danelli. Valeria Marini è invece alla sua terza partecipazione nella versione VIP dopo aver preso parte al format prima nel 2016 e poi nel 2020.